Adesso, oggi vediamo, finiamo la parte delle colonne che abbiamo iniziato la volta scorsa e poi vediamo che purtroppo adesso non c'è più tutto il tempo che avevamo, vediamo di iniziare le ormoni. Allora, adesso le prime slide, altro non sono che quello che vi ho fatto vedere l'altra volta, la lavagna, che ve l'ho messo in ordine anzi delle slide in modo tale che ci abbiate anche tutti quanti i concetti un pochino riassunti. Quindi vado un pochino più veloce. Allora, prima cosa. Quindi, riassumendo, cosa abbiamo visto la volta scorsa? Abbiamo fatto dei cenni sulla stabilità e poi la teoria completa la vedrete col professor Montelli. Abbiamo visto come funzionavano le verifiche secondo la CNR 10.011, che è stato il documento di riferimento per moltissimi anni, e anche se adesso non è più cogente, ve l'ho fatto vedere perché è un metodo molto intuitivo che fa capire perché c'è qual è il problema di stabilità, il fatto che il carico critico possa essere minore del carico di rottura per resistenza. Poi abbiamo visto quali sono le verifiche per le norme tecniche e ci siamo fermati qua la volta scorsa. Oggi andiamo avanti con degli esempi e poi vediamo la progettazione di un telaio attraverso rigido. Nei vari casi, quindi
della colonna centrale, come è inserita la colonna all'interno della struttura. Poi vediamo nella prima colonna quale vincolo strutturale è riconducibile e il valore di beta. Attenzione, sono valori molto molto importanti. Perché? Perché se per esempio io mi confondo tra il caso di mensola e il caso di telaio con incastro e dico che vale 0,5 invece di 2 beta, io vado a sottostimare di tantissimo il carico critico, a sovrastimare di tantissimo il carico critico, perché calcolo una lunghezza libera di inflessione 4 volte più piccola e poi la vado a elevare al quadrato. Quindi capite benissimo che la definizione del corretto coefficiente beta è fondamentale per i calcoli delle stabilità. Non a caso, quando viene aperto un vostro compito, viene subito controllato la scelta di beta che deve essere esplicitamente indicato. Poi, vediamo che cosa ci diceva per le verifiche la nostra vecchia CNR. La CNR utilizzava il cosiddetto metodo omega. Tutto girava intorno a questo coefficiente omega. Allora, abbiamo quali sono le procedure per applicare questo metodo omega. Facciamo un'analisi di carichi per aree di influenza. Che significa per aree di influenza? Io considero la posizione della mia colonna all'interno dell'organismo strutturale e vado a vedere quali carichi effettivamente deve portare a terra. Quindi ovviamente una colonna che si trova sull'angolo avrà da portare meno carichi di una colonna che si trova centralmente e ha quattro campate intorno. Poi vado a fare un predimensionamento. Per fare il predimensionamento guardo la formula di verifica, che è questa, sigma omega n fratto a minore di fyd. Cosa significa? N su a altro non è che la mia formula di Navier. Quindi se io voglio calcolare la tensione di una sezione compressa, una compressione, quindi, vado a dividere il mio sforzo normale per l'area. La teoria di stabilità mi dice di moltiplicare questo valore di n per un coefficiente omega maggiore di 1, che serve per tenere in conto del fatto che il carico critico sarà minore del carico solamente valutato solo per resistenza. E questo deve essere minore della mia tensione di snervamento di progetto. Sapendo questo, io per trovare l'area dell'elemento inverto la relazione e applico quell'equazione che vedete nella slide, dove omega in teoria io non ce l'ho perché ancora non ho la struttura, non l'ho definita, e quindi che faccio? In fase di predimensionamento scelgo un numero tra 2 e 3. Ora, se ragioniamo un attimo, 2, se io vado ad amplificare il carico avrò 2 per un elemento un pochino più tozzo, 3 per un elemento un pochino più snello. Cioè più è alto omega, più l'elemento è snello. Quindi se io vedrò insomma a seconda delle situazioni quale valore assegnare, tanto comunque dopo lo posso ricontrollare. Quindi scelgo un valore tra 2 e 3, a quel punto scelgo la mia area e faccio il predimensionamento dell'elemento, mi calcolo la snellezza valutando la mia lunghezza libera di inflessione L0, perché ho dei limiti sulla snellezza. La CNR mi dice che deve essere minore di 200 per membrature principali e minore di 250 per le altre membrature, per quelle secondarie. Controllo che con la snellezza ci siamo, perché se per caso ci fossimo anche con valori del carico critico ma non ci fossimo con la snellezza, assolutamente non possiamo andare avanti, ci dobbiamo fermare e prendere un pochino più grande. A quel punto mi calcolo l'omega vero attraverso dei prospetti che adesso vi faccio vedere, c'è sulla slide, e faccio la mia verifica con l'omega vero. Vediamo, ecco, questo è il grafico che mi serve per calcolare l'omega vero. Vi avevo detto l'altra volta, che ve l'avrei fatto vedere. Come è fatto? Ho da questa parte le decine e da questa e sulla riga le unità. Quindi se ad esempio a me è venuta la snellezza 72,
io entro su questa colonna col 70, sulla riga col 2, incrocio i valori e mi viene un omega 3,49. Come vedete i valori di omega sono tutti superiori a 1, ovviamente. Cosa mi diceva sempre la CNR nel caso di pressoflessione? Ovviamente nel caso di pressoflessione su elementi che funzionano appunto tipo colonne, dobbiamo tener conto di entrambi i fattori. Allora, se vedete l'equazione, questo è il diagramma di flusso, tutto quello che bisogna calcolare, ma comunque si vede bene all'interno dell'equazione. Per calcolare la tensione, stavolta abbiamo due contributi. Quindi vedete, omega n di progetto fratturato, che è identico al contributo che avevamo prima, cioè la compressione, e poi abbiamo una parte di formula che tiene presente, tiene in conto del momento flettente, dove noi abbiamo un momento equivalente, un valore di psi, la rigidezza W doppio e il mi. Se andiamo a vedere nel dettaglio questa formula, allora, chi sono tutti quanti gli attori? Omega NA l'abbiamo visti prima, poi abbiamo psi, che è il fattore di forma che per la tipologia di sezioni che utilizziamo noi per progettare le colonne è generalmente pari a 1. Mi è un coefficiente che mi dice se sto operando agli stati limite o alle tensioni ammissibili. Con le nostre norme non si usano più le tensioni ammissibili, quindi si usano verifiche agli stati limite e mi vale sempre 1. Il carico critico viene calcolato in modo tabellare ed è dato dal prodotto tra la sigma critica per l'area. La sigma critica la troviamo in una tabella fatta allo stesso modo di quella dell'omega. Si entra con un valore e si calcola la sigma critica. Il momento equivalente, dicevamo che è un momento che tiene conto del fatto che probabilmente c'è una combinazione di carichi in cui agiscono momenti con diverse forme. Quindi, se ad esempio abbiamo solamente un momento agente ed è costante, il momento equivalente è uguale al momento predicante, non c'è problema. Se invece dovessimo avere un momento con andamento lineare, il momento equivalente è dato da 0,6 il momento in A meno 0,4 il momento in B. E poi abbiamo il caso in cui il momento sia variabile, quindi parabolico, ci siano diverse forme del diagramma, chiamiamole, a quel punto il momento equivalente deve essere valutato come 1,3 il momento medio. Attenzione che comunque deve essere sempre verificato che il momento equivalente sia maggiore di 0,75 il momento massimo. Quindi quella è una cosa che dobbiamo sempre verificare. Per avere questa equazione verificata, ovviamente nel momento lineare 0,6 mA - 0,4 mB i momenti vanno messi col segno, perché se voi vedete il diagramma a farfalla, uno sarà positivo e uno sarà negativo, quindi il fatto che l'equazione sia una sottrazione in realtà è una somma tra virgolette. Poi andiamo a vedere adesso cosa dicono le norme tecniche. Sto andando un pochino più veloce perché questo l'abbiamo già visto alla lavagna l'altra volta per chi era assente, quindi ci sono più dettagli anche lì. Vediamo quindi cosa dicono le norme tecniche per le costruzioni, cioè il DM del 14 gennaio del 2008, normativa cogente, quindi qualsiasi calcolo voi andate a fare dovete utilizzare questa. La CNR è sicuramente molto semplice, molto intuitiva e di facile utilizzo, ma non si può utilizzare per i calcoli, la possiamo utilizzare per farci un'idea. Perché generalmente vi piaceva utilizzare di più il metodo omega? Perché semplicemente il metodo proposto dalle norme tecniche è un pochino più elaborato per il calcolo. Cosa prevede di fare? Concettualmente, senza entrare nel dettaglio delle formule, che tanto quelle le trovate sulla normativa e le trovate sugli appunti, però concettualmente chi tiene in conto? All'inizio subito
si calcola la snellezza, quindi anche in questo caso è importante considerare la snellezza del movimento, l'azione di progetto ovviamente. Poi calcola il carico critico elastico. In questo caso il carico critico elastico, invece di trovarlo con le tabelle, come ho detto la CNR, lo troviamo con la formula del carico critico, quindi il T4 e J fratto L0 al quadrato. Poi introduce un concetto che è la snellezza dimensionale, indicata con lambda segnato. Chi c'è all'interno della snellezza dimensionale? Vediamo l'area dell'elemento, quindi caratteristiche della sezione, la tensione di snervamento, FYK, quindi quella caratteristica, e il carico critico. Una volta calcolata la snellezza dimensionale, andiamo a calcolare un coefficiente alfa che tiene conto del tipo di sezione, sono tabellati questi coefficienti una volta decina, nella tabella quella che vi ho indicato, la 4 di sesto. Calcoliamo il parametro phi. E cosa facciamo con tutti questi parametri? Calcoliamo l'attore importante della formula, che è il fattore di riduzione chi. Chi viene calcolato in questa formula con phi, con lambda, che è all'interno alfa, a prescindere da quello che ha all'interno, che ovviamente ha una teoria analitica per arrivare a quelle formule, cosa significa concettualmente? Il fattore di riduzione chi va a ridurre l'azione assiale resistente. Quindi io vado a calcolare la mia azione assiale resistente, quindi sarà NRD di design resistente, e la vado a calcolare come? L'area per la resistenza di snervamento, la tensione di snervamento, diviso ovviamente il coefficiente del materiale, e poi, mentre nel metodo Omega andavo ad aumentare il carico, nelle norme tecniche vado a ridurre la resistenza. Quindi mentre il mio coefficiente omega era sempre maggiore di 1, il mio coefficiente chi sarà sempre minore di 1. Quindi questo concettualmente, i due metodi fanno la stessa cosa, uno aumenta i carichi, l'altro riduce le resistenze, con una formula un pochino più elaborata. E quindi a quel punto la mia verifica è sempre che la mia azione assiale sollecitante diviso quella di progetto sia minore di 1. Che cosa mi dicono le norme? All'interno della circolare troviamo due metodi, il metodo A e il metodo B. Il metodo B copia la formulazione delle eurocodici, ma è molto difficile da applicare a mano perché ha dei coefficienti K da calcolare e senza un foglio di calcolo in Excel è un pochino complicato. Quindi io, per farvi vedere il calcolo da fare a mano, ho preferito farvi vedere il metodo A. Quindi noi utilizzeremo il metodo A. Questa è proprio una pagina della norma tecnica, C4, 2, 4, 1, 3, 3, 1, quindi vedete che è proprio nascosta all'interno della circolare, però senza, alla fine, come funziona questo metodo A? È fratello di quello che ci diceva la CNR, perché cosa vediamo? Non so chi è dietro viene bene, comunque i termini sono questi concettualmente. Abbiamo un primo termine che è legato all'azione assiale, quindi abbiamo
la nostra azione assiale di progetto e abbiamo questa azione che viene ridotta dal coefficiente chi. Poi abbiamo due termini legati ai momenti, nel caso la colonna fosse soggetta a momento nelle due direzioni. È difficile che nei vostri casi la colonna sia soggetta a momento nelle due direzioni. Perché ve lo dico? Perché generalmente il momento flettente, per esempio una colonna incastrata alla base, viene dato dall'azione del vento. L'azione del vento per normativa la consideriamo lungo x da solo e lungo y da solo. Quindi in un caso avrò il momento in una direzione e nell'altro caso avrò il momento nell'altra direzione. Quindi è difficile che voi effettivamente abbiate i momenti lungo l'asse x e y nello stesso momento. Poi ovviamente dipende dalla configurazione strutturale che scegliete. Quindi nei vostri calcoli a mano, probabilmente dopo il primo termine ci sarà uno solo dei secondi termini, diciamo, dei termini legati al momento. E vediamo che la formulazione è del tutto analoga a quella proposta dalle CNR, quindi c'è un momento equivalente, abbiamo i coefficienti del materiale, che ovviamente stiamo parlando di Stati Uniti, quindi ci stanno, abbiamo la resistenza di snervamento del materiale FYK, la rigidezza, il carico di progetto diviso il carico critico. Quindi questa formulazione è assolutamente analoga con i termini rigidati e riportati alla norma nuova, però concettualmente analoga a quello che proponevano le CNR. Infatti troviamo delle indicazioni del tutto simili per il calcolo del momento equivalente. Cosa ci dice la norma? Che se il momento flettente varia lungo l'asta, si assume per ogni asse principale di inerzia un momento equivalente pari a 1,3 momento medio, quindi identico a quello che già avevamo visto. Poi abbiamo che questo momento deve essere compreso tra 0,75 il momento massimo e il momento massimo, ovviamente non quasi più grande del momento massimo. E poi abbiamo che nel caso di momento variabile ai due estremi, quindi diagramma a farfalla, abbiamo 0,6 e 0,4. Quindi è assolutamente analogo. Allora, tra i compiti che girano ci sono tantissimi compiti risolti con le CNR. No, la normativa urgente è questa. Quindi la formula che noi ci aspettiamo di trovare nei vostri esami e che il genio civile si aspetta di trovare nei vostri calcoli quando depositerete è questa. Siccome funziona nel modo analogo, dovete solamente mettere i termini chiamandoli col loro nome, per cortesia guardatela. Se trovate infatti materiale didattico dello scorso anno non c'è la slide fatta così, quindi per cortesia attenzione a questo aspetto. Se trovate dei compiti svolti da colleghi degli anni scorsi potreste trovare questa incongruenza, dovete farlo così. Vediamo adesso qualche numero per capire come funziona, perché con le formule faccio tutto, poi effettivamente quando devi andare a mettere i numeri è un po' più difficile. Allora, in particolare facciamo un confronto da due metodi per capire poi la difficoltà di applicazione. In pianta in alto a destra vedete il nostro edificio, quello che stiamo studiando piano piano, pezzo per pezzo. Su questo edificio cosa abbiamo fatto? L'edificio da due piani, ricordo, due impalcati. Ci siamo calcolati i carichi. Carichi per l'impalcato, quindi hanno antropico, hanno la neve, hanno il peso proprio. Carichi per l'interpiano, sempre l'antropico, non hanno la neve, ovviamente, il peso proprio. Abbiamo valutato quale era l'interpiano più caricato e dopodiché abbiamo dimensionato gli elementi strutturali dell'impalcato. Quindi, travi secondarie, solaio, travi secondarie, travi principali. Poi abbiamo calcolato il vento entra dentro l'impalcato, scende attraverso i controverti, caricando anche le colonne per questioni di equilibrio del momento. E quindi a questo punto l'ultimo elemento che serve per chiudere il percorso dei carichi è proprio la colonna. Allora, se io ho poco tempo, anche nei miei lavori professionali, vado a dimensionare per primo l'elemento più caricato, in modo tale che se poi io ho tempo di fare una sola verifica
e tutti gli elementi che faccio grandi come quello sicuramente andranno bene, perché quello è quello in condizioni più gravose. Qual è l'elemento più sollecitato della nostra struttura? Quello che deve portare più carico, cioè che ha un'area di solaio che scarica sulla colonna più grande. Quindi intanto, prima di tutto, saranno le colonne interne. Quindi le colonne interne sono la 5, la 8, la 11 e la 14. L'area di influenza si calcola come si calcola, come l'abbiamo vista per i controventi. Quindi se noi abbiamo una colonna al centro, calcoliamo metà campata da una parte, metà campata dall'altra, metà a destra, metà a sinistra, e quella è la nostra area di influenza. Perché in particolare io poi ho scelto la 11 e per esempio non la 5 o la 14? Perché la prima cosa che controllo è l'area di influenza per i carichi verticali e poi controllo se c'è la presenza di controventi, perché i controventi vanno ad aumentare il carico sulla colonna. Avete visto che il vento tira, c'è un momento, quindi si genera una coppia tra il vento che tira e il vento che risponde, una coppia in questo senso, e le nostre colonne sviluppano una coppia di risposte dall'altra parte, quindi c'è una colonna che viene compressa in più di vento, quindi è un carico in più oltre quello verticale. Quindi la prima considerazione, cerco una colonna interna, la seconda, cerco una colonna attaccata al controvento. Che succede se la colonna interna e la colonna attaccata al controvento non coincidono? Che me le devo verificare entrambe, perché non sono in grado di valutare se è più pericoloso il carico verticale o il carico dovuto al vento. Ora, nei vostri edifici, questi che vediamo, che sono due piani, dove il compito molto spesso è un piano solo, sarà sicuramente il carico verticale a influire di più, però sicuramente è con le molle, perché dipende ovviamente dalla configurazione statica. Se noi abbiamo un'enorme parete che prende vento, il controvento sarà molto caricato e quindi la colonna sarà molto caricata. Oppure, se trattiamo edifici alti, e vi ricordo il vento ha una configurazione parabolica quando insiste sulla struttura, quindi più si sta in alto più l'azione del vento è importante. Infatti addirittura i grattacieli vibrano il vento, quindi se io ho problemi importanti di vento sarà verosimile che le colonne a terra che scaricano tutto il vento saranno molto caricate. Quindi due criteri per scegliere la colonna: quella con più area di influenza per i carichi verticali e quelle attaccate ai controventi per i carichi del vento. In questo caso coincide, quindi sicuramente la più caricata sarà l'11 o l'8, sono uguali. Mi calcolo l'area di influenza. Allora, l'area di influenza io ho da un lato una campata di 4 metri, dall'altra parte, sulle Y diciamo, una campata da 8, ricordate l'edificio era fatto 8 più 4, quindi la mia area di influenza sarà data da un lato di 6 metri, che sarebbe 4 diviso 2 e 8 diviso 2, 2 più 4, e dall'altra parte è un'area di influenza di 5 metri, se lo guardate sul disegno è una banalità. Quindi intanto mi definisco l'area di influenza, 6 per 5, 30 metri quadri, e poi mi vado a fare l'analisi dei carichi. Ovviamente l'analisi dei carichi differisce a seconda del piano dove sto, perché la colonna subito sotto la copertura avrà i carichi della neve, del solaio di copertura. Poi arriviamo al primo piano, diciamo, e per scendere a terra ci saranno, si sommeranno i carichi dell'interpiano. Quindi devo fare un'analisi dei carichi per il tronco superiore e per il tronco inferiore. Anche in questo caso seguiamo il percorso dei carichi, quindi partiamo dal tronco superiore. Che carichi ci mettiamo? Ora questo purtroppo è un po' piccolino, ve li leggo io, poi li trovate sulle slide. Anche in questo caso i carichi che mi interessano saranno dei carichi permanenti e dei carichi variabili. Che carichi permanenti ho? Allora avrò il carico del solaio ovviamente,
vi ricordate, il solaio di copertura pesava 3,82 kN su metro quadro, quindi 380 kg circa, per capire, per metro quadro. Se noi abbiamo 30 metri quadri, su quella colonna moltiplicherò il carico del solaio per l'area di influenza, quindi 3,82 per 30, e mi viene un valore che è 814,60. Parliamo di kilonewton, quindi quello che arriva poi sulla colonna è puntuale. Poi che cosa ho all'interno di quell'area di influenza? Oltre al solaio, io ho gli elementi strutturali che portano il solaio, quindi le travi secondarie e principali. Arrivati a questo punto, io le secondarie e le principali le ho dimensionate, quindi so che elementi sono, so quanto sono lunghi e so quanto pesano, quindi ci metto il carico di questi elementi. Quindi in particolare avevo una secondaria che era 1,40, una principale che è 1,500 e in particolare avrò, allora per esempio la secondaria, dal mio prontuario leggo quanto pesa per metro e leggo 0,307 kg per metro. Poi controllo quanti metri ho 5 metri, e poi controllo quante travi ho, perché le secondarie sono tante, per 4 travi. E mi viene 6,14. Stesso discorso faccio per la trave principale. Ovviamente all'interno di quell'area di influenza avrò tante travi secondarie e probabilmente una sola trave principale. Infatti ho un carico più elevato, in questo caso 0,907, per la lunghezza della trave principale, che è 2 metri da una parte e 4 metri dall'altra, e poi il numero di travi è una sola. Quindi mi valuto che sulla mia colonna arriva un carico totale permanente di 126,2. Attenzione a una cosa, questi permanenti sono carichi nudi e crudi. Non ci sono ancora i coefficienti moltiplicativi, non l'hanno utilizzati nel solaio. Questo è proprio solo carico. Poi ho i variabili. Allora, i variabili avrò il vento. Questa è la tabella che trovo sul libro, quindi c'è scritto figura 143, perché è quella che abbiamo visto l'altra volta, in cui c'è la compressione dovuta al vento, che vale di meno. Poi avrò i carichi antropici. Sulla copertura hanno detto che se la copertura non è aperta al pubblico, il carico antropico è quello solo per la manutenzione, 50 kg al metro quadro, e quindi moltiplico quel carico per i 30 metri quadri. E poi avrò la neve. La neve l'avevo calcolata a suo tempo, 0,48 km al metro quadro, 48 kg, e quindi abbiamo anche quella moltiplicata, quindi ci siamo fatti un'idea di quali sono i carichi che arrivano puntualmente su quella colonna a causa del solaio. Com'è lo schema di calcolo? Lo vedete là sopra? Quindi lo schema di calcolo è una colonna con una cerniera alla base, un carrello all'altezza del primo interpiano a 4 metri e un altro carrello all'altezza del secondo interpiano. Com'è caricata? Il carico, questo che qui è chiamato carico di progetto superiore agli stati uniti e ultimi, che è dato dalla combinazione di questi valori, che scende fino all'interpiano, e poi ci sommiamo il carico dell'altro interpiano che scende a terra. Come vi avevo detto, non ci sono ancora i coefficienti moltiplicativi. Li utilizziamo adesso per fare le combinazioni di carico. Allora, come facciamo la combinazione di carico? Moltiplichiamo gamma G, che è il coefficiente moltiplicativo dei permanenti, per i permanenti. Gamma Q, coefficiente moltiplicativo dei variabili, in particolare Q1 è il variabile principale, per il carico variabile principale, per K1, più C02 per il variabile secondario. Quindi vedete che dopo il primo variabile subentrano i coefficienti di contemporaneità, quei coefficienti psi che tengono in considerazione il fatto che non tutti i carichi agiranno insieme al massimo del loro valore. Siccome io non so qual è il mio variabile principale, cioè lo posso immaginare dal valore, però vi ricordo che i coefficienti psi sono tutti differenti,
Quindi per sicurezza io devo calcolare tutte le possibili combinazioni. Quindi la prima combinazione, da dove inizio? Inizio dal numero più grande. Quindi se noi torniamo un attimo alla tabella precedente, che variabili ho? Ho tre variabili. Il carico del vento che mi dà un contributo di 21 kN, il carico antropico che mi dà un contributo di 15 e il carico della neve che mi dà un contributo di 14,40. Mi viene a naso che la condizione peggiore sia quella con il vento come variabile principale, però devo fare dei controlli per i coefficienti moltiplicativi, perché ci sono alcune volte il coefficiente C0 va ad annullare le carichi, come vedremo. Allora, quindi combinazione 1, vediamola con i numeri. Permanente è uguale in tutti i casi, quindi in tutti e tre i casi è 126,2. Poi la prima combinazione considera il vento variabile di base, quindi gamma Q, sempre 25, lo moltiplico per 21 e poi gli altri due carichi li moltiplico per 1,5 e per psi 0, 2 e 3. Psi 0 vi ricordo che è tabellato secondo il tipo di carico, quindi ad esempio per 14,4 che era il valore della neve, sì, esatto, vale 0,5, mentre per il carico antropico vale 0. Quindi vedete che perdiamo il contributo del carico antropico. Poi allora a questo punto provo a mettere questo carico antropico variabile di base, se no lo perdo, e ho 1,3 per il carico permanente, più 1,5, stavolta metto l'antropico come variabile di base, poi moltiplico sempre per la neve 0,5 per 1,5 per il valore della neve, e poi diventerà il vento il terzo carico variabile, il coefficiente C0 vale 0,6 e quindi otteniamo quel 216. Faccio la stessa cosa la terza volta, considerando stavolta come variabile di base il terzo carico, la neve. Quindi una volta metto il vento per primo, una volta metto l'antropico per primo e una volta metto la neve per primo. Quindi metto 1,5 per la neve e gli altri coefficienti, gli altri carichi li moltiplico anche per il coefficiente C0. Ora vedete che a naso, a occhio, io potevo pensare che la prima combinazione era quella più gravosa perché moltiplicavo per 1,5 il carico più grande. Invece la combinazione più gravosa è quella di avere l'antropico come variabile di base, comunque il 216,3. Quindi la mia azione di progetto è il numero più grande che mi viene dalla combinazione dei carichi. No, abbiamo visto nel dettaglio, più sinteticamente possiamo vedere il caso del tronco inferiore. Quindi abbiamo lo stesso identico discorso. Passiamo, quindi ci siamo presi questi 216 kN, dalla copertura scendono all'interno della colonna, arrivano all'interpiano, incontrano il secondo interpiano e quindi sommano altro carico. L'analisi dei carichi cosa fa sempre? Per i permanenti, solari, per i secondari, travellicità, e mi danno un carico. E poi abbiamo come variabili, stavolta ne abbiamo due soli, perché abbiamo il vento e abbiamo i carichi antropici. Però stavolta i carichi antropici sono più elevati, perché vi ricordo che l'impalcato c'era la destinazione di uffici non aperti al pubblico, quindi 2 kN sul metro quadro. Quindi abbiamo un contributo dei carichi antropici che è pari a 60, prima erano intorno a una quindicina di valori. Anche il carico del vento è molto più elevato. Perché? Perché il vento, man mano che scende i vari piani, il valore diventa più elevato. Andiamo a fare la stessa combinazione di carichi, stavolta abbiamo solamente un carico, due carichi variabili, e attenzione all'ultimo termine,
Ovviamente ci dobbiamo ricordare di considerare il carico del piano di sopra, perché sennò poi ci perdiamo il carico di strada. Quindi facciamo le due combinazioni e vediamo che la peggiore delle situazioni mi dà questo carico di 560 kN. Questi calcoli ce l'avete tutti svolti sul libro passaggio per passaggio, quindi io sarebbe per spiegarvi concettualmente cosa stiamo facendo. A livello numerico non vi preoccupate che trovate tutto quanto. Allora, a questo punto andiamo a dimensionare la colonna. Allora, la colonna, ragioniamo, sono due spezzoni da 4 metri, quindi potrebbe convenire, se il trasporto lo permette, progettare una colonna unica per 8 metri ed evitare il problema dell'unione all'altezza dell'interpiano. Quindi, o comunque in ogni caso, andare a fare una rastremazione per un piano solo generalmente non conviene. Quindi quello che facciamo è progettiamo la colonna per il tronco inferiore, che ovviamente andrà bene anche per quello superiore. Questi sono svolti i passi, quelli 1, 2 e 3, che abbiamo visto per le norme tecniche. Vediamo chi c'è nelle formule. Quindi prima faccio un predimensionamento. Il predimensionamento lo faccio invertendo la formula del carico critico. Perché? Perché è una formula in cui io conosco più o meno tutto, tranne il momento di inerzia dell'elemento. Quindi mi ricavo il momento di inerzia dal carico di progetto, dalla lunghezza libera di flessione, dal phi greco e dal modulo di Young dell'elemento. Vi faccio vedere una cosa, focalizziamo. Qual è la lunghezza libera di flessione nel nostro caso? Allora, era una struttura a riti pendolari, quindi la lunghezza libera di inflessione è pari alla lunghezza dell'elemento con beta uguale a 1. Quindi, se noi avevamo quello schema con carrello, cerniera, cerniera, la lunghezza è tra i due vincoli, quindi tra carrello e primo piano, tra cerniera e primo piano, tra primo piano e secondo piano. Quindi la lunghezza è 4, è l'altezza di un piano, questo volevo dirvi. Facciamo un predimensionamento e mi hanno detto che le colonne generalmente si progettano utilizzando così gli HE. Perché? Facciamo un passo indietro. Utilizziamo profili HE perché la colonna, per sua natura, dovrà funzionare in due direzioni, perché arrivano le travi da una parte e le travi dall'altra. Il profilo HE ci piace perché ha un comportamento inerziale simile, ovviamente non uguale, comunque non così marcato come per le travi IVE, nelle due direzioni, ha un raggio giratore di inerzia molto simile. Quindi scegliamo profili HE. Poi i profili HE sono di tipo A, B ed M. A sono quelli sottili, B sono quelli un pochino più spessi, gli M sono quelli proprio tozzi. Quale profilo scelgo? Negli edifici bassi scelgo profili HE A. Perché? Perché HE A, a parità di raggio di inerzia, di momento di inerzia, saranno dei profili un po' più grandi fisicamente ma sottili. Perché voglio dire un pochino più grandi ma sottili? Perché se il profilo non ha un'adeguata larghezza dell'ala, io non posso collegare la colonna che arriva. Quindi avere magari un profilo della serie M, piccolo piccolo, tutto compatto, quindi con un'ala grande così, poi arriva la trave che è larga così e non la posso collegare, ovviamente non ha senso. Quindi nei vostri tipologie di progetto, cioè questi edifici bassi, conviene il profilo HEA. Nella pratica professionale sono molto usati gli HEA e gli HEB. Gli HEM hanno sono molto compatti, quindi hanno moltissimo acciaio e dei costi elevatissimi. Quindi voi li trovate ad esempio come colonne di edifici alti, non si utilizzano generalmente per edifici ordinari perché hanno
dei pesi molto elevati e quindi dei costi molto elevati. A una volta che ho scelto il mio elemento, mi segno accanto le caratteristiche che mi serviranno per le verifiche. Quali sono? L'area, il peso proprio e il momento di inerzia. Poi mi calcolo l'azione di progetto. Voi dite, ma non l'abbiamo fatto finora? Certo, con i 560, ma dobbiamo anche considerare che la colonna avrà un peso proprio e bisogna scaricare a terra anche il peso proprio. Quindi quello che faccio, ci sommo il peso proprio. Come lo sommo? Prendo il peso dell'elemento, lo moltiplico per la lunghezza e per il coefficiente moltiplicativo 1 e 3. Quindi 1 e 3 per il peso, per la lunghezza che è 4 metri, poi trovate per 2 perché sono 2 anni. Poi mi calcolo il carico critico elastico, è solamente un'equazione. Proseguo con la mia snellezza dimensionale, sempre un'equazione. Il coefficiente alfa lo prendo dal prospetto 4/2 delle norme tecniche. Leggo la mia tipologia di profilo e vedo che il coefficiente alfa più adatto è 0,49. Mi calcolo il parametro phi, che è un parametro che all'interno c'ha alfa e la frequenza dimensionale, e mi calcolo finalmente il fattore di riduzione phi. Per esempio, in questo caso il mio fattore di riduzione phi viene 0,5. Quindi vuol dire che rispetto al carico ordinario di resistenza a compressione, io devo abbatterlo della metà. Mi calcolo la mia azione assiale resistente e faccio la verifica. E infatti l'ho abbattuto troppo, il mio coefficiente non va bene e vedete che la verifica non è soddisfatta. A questo punto che faccio? Passo a un profilo, ora vedo che era 1 e 3 contro 1, quindi non è soddisfatta di un valore, non c'è, c'è abbastanza differenza ma non troppa, quindi magari provo con solo un profilo superiore. Se avevo un HEA 160, il profilo subito superiore a un HEA 180, faccio tutto quanto, la stessa procedura la riverifico, trovate anche quello tutto quanto svolto di dietro. E alla fine io trovo un rapporto tra i due valori di 0,96, quindi abbastanza tirato, ma minore di 1, quindi va bene. Ora attenzione, questo calcolo io l'ho svolto in questo modo perché è la prima volta che lo facciamo. Quando io sto ragionando su un caso specifico, prima di fare il predimensionamento col carico critico, come abbiamo visto prima, devo fare un'altra cosa. Prima di andare a vedere formule, da ingegnere devo controllare che effettivamente quello che io sto progettando si possa fare. Quindi la prima cosa che io andrò a vedere in realtà è la fattibilità del collegamento tra i due elementi. La fattibilità del collegamento che cosa significa? Se noi vediamo un attimo qua, guardiamo dall'alto la mia colonna, e questa è la mia colonna vista dall'alto, io avrò un elemento che viene collegato all'ala, questa è l'ala superiore della trave, quindi vediamo tratteggiata l'anima, diciamo. Ok? E poi avrò un elemento che si collega all'anima, quindi qua. Quindi tratteggiata avrò l'anima. Quindi la mia colonna, allora se è una colonna centrale probabilmente avrò poi un'altra trave da quest'altra parte. Un'altra trave da quest'altra parte, cioè io ho la mia colonna al centro,
nell'anima entrano due travi, sulle ali si attaccano due travi. Allora, già vedendo la geometria, della mia colonna, la prima cosa che mi viene in mente è che ovviamente avrò più spazio tra virgolette sulle ali rispetto all'interno dell'anima. Tra i due elementi, la trave principale e la trave secondaria che devo collegare, le travi principali sono generalmente più grandi, quindi molto spesso nelle strutture a retti pendolari, se non ci sono altre complicazioni, si attacca la trave principale all'ala della colonna e la trave secondaria viene attaccata invece all'anima della colonna per una questione geometrica. Perché geometrica? Perché se la struttura è soggetta a solo compressione, questa colonna funziona come una biella, quindi vede i carichi delle colonne ma non ha nessun momento, quindi le sue caratteristiche inerziali non ha un momento flettente che deve portare, quindi non ha una direzione preferenziale per le caratteristiche inerziali. La disposizione è guidata da considerazioni puramente geometriche. Quindi la prima cosa, adesso noi abbiamo fatto il tridimensionamento matematico, ma se io sono al mio esame, la prima cosa che faccio è nella mia progettazione, nella mia posizionale, allora, la trave e le due travi le ho dimensionate più piccole che potevo. Quindi quelle travi io non le posso cambiare, quindi faccio la colonna che vada bene per le travi. Le mie travi erano un'ipe 500 per la principale e un'ipe 240 per la secondaria. Quindi io prendo il mio bel prontuario e mi guardo che cosa? La larghezza della mia ipe 500 e trovo che è questa 200 mm e la larghezza della mia ipe 240, adesso non ci ho segnato il valore, comunque lo controllo, e quindi il mio profilo di colonna minimo deve avere almeno questa larghezza, quindi deve essere largo almeno 200 e deve avere un'altezza utile dell'anima almeno pari all'altezza, alla larghezza della ipe 240. Perché l'altezza utile? Perché vi ricordo che il profilo HE è lievemente stondato, quindi io devo fare l'unione quando è finita il raggio di, quando è finito il raggio di curvatura. Questo valore qua, quello libero per poter fare l'unione, il prontuario me lo dà, mi sembra lo chiami D o H, comunque si vede dalla figura. Quindi io prima di tutto, senza fare mille calcoli, controllo le mie travi, apro il prontuario, quindi la mia prima cosa che avrei visto, se questo è 200, la mia colonna, onde di dare un pezzo che esce, dovrebbe essere almeno 200. Visto che le HE hanno il numero che segue la sigla HE e la larghezza dell'ala, la minima che io posso mettere è l'HEA 200. Punto. Quindi anche se staticamente andava bene la 180, io metto la 200 per questioni di vincolo. Quindi se io prima di fare il tridimensionamento me l'ho fatta questa considerazione, io sceglievo direttamente un HEA 200, facevo la verifica che ovviamente veniva soddisfatta, quindi abbreviamo anche la fase di calcolo. Problema di collegamento, quindi la prima cosa che guardiamo soprattutto per le strutture a retti pendolari è una questione di collegamento. Quando vedremo i telai ci sarà anche una questione di disposizione e orientamento della colonna per il momento flettente. Quindi a questo punto cosa faccio?
prendo la mia colonna che ha 200 e faccio le verifiche. Allora, scusate, questa è verificata, scusate, è saltata la slide. Allora, quindi abbiamo visto che a quel punto, a parte se le verifiche erano soddisfatte per un'HA180, a maggior ragione lo saranno per un altro corpo. Cosa vi diceva di fare la CNR, giusto per qualità curiosità intellettuale? Come avremmo proceduto? Un'analisi dei carichi, allo stesso identico modo, un predimensionamento ribaltando la formula di verifica e ponendo in questo caso un omega pari a 2, e da qui ci sarebbe venuto direttamente un HA200, comunque avremmo avuto già quello come valore di partenza. Mi calcolavo la snellezza dividendo la lunghezza libera di inflessione per il raggio inerzia e il raggio giratore minimo. Quindi attenzione a questa cosa: quando io calcolo la snellezza di un elemento, se io voglio considerare la condizione più pericolosa, devo dividere la lunghezza libera di inflessione per il giratore di inerzia più piccolo. Attenzione a una cosa: potrei avere delle situazioni in cui ho, ad esempio, una struttura che è a reti a pendolari in una direzione e a telaio nell'altra direzione, quindi avrò due lunghezze di pressione, due giratori di inerzia, una in reazione una dell'altro, quindi avrò una snellezza diversa lungo due assi. La snellezza, quella che devo considerare vincolante, ovviamente è la snellezza maggiore, cioè quella che è più gravosa per la struttura. Mi calcolo il mio omega vero e a quel punto posso fare la verifica di stabilità andando ad aggiungere il contributo del peso proprio. Quindi vedete, era molto molto semplice, ma arriviamo agli stessi risultati. Allora, visto che abbiamo iniziato un pochino più tardi, io farei direttamente la pausa un pochino più tardi e poi scorciamo la seconda parte, tanto una decina di slide. Adesso, allora, vediamo un altro concetto. Adesso abbiamo visto finora il dimensionamento della colonna nel caso di colonna a reti pendolari. Abbiamo visto però che c'è la possibilità di progettare la struttura in modo tale che porti a terra il vento in modo adeguato, anche utilizzando altri sistemi strutturali. Quindi abbiamo detto: o metto un numero di controventi almeno pari a quello che mi serve per rendere la struttura isostatica, quindi almeno 3 controventi orbitali per le strutture regolari. Oppure utilizzo delle colonne incastrate al piede del cerniale in testa, oppure uso delle strutture a telaio. Come mi comporto se uso delle strutture a telaio per il predimensionamento della verifica? Allora, noi schematizziamo le nostre strutture come a telaio attraverso il filamento rigido, di questo avete discusso in lungo e largo col professore. Quindi noi immaginiamo che il rapporto tra le caratteristiche inerziali della trave e quella della colonna, quindi il fattore K, tenda a infinito. Ovviamente tende a infinito in una costruzione reale, non è fattibile. Quindi il nostro tende a infinito, in caso di telaio in acciaio, si può ritenere verificato se K assume un valore pari a 3,4. Se è 3,4 possiamo considerare di avere un telaio attraverso un filamento rigido. Vi ricordo che una caratteristica importante del telaio attraverso il filamento rigido è il fatto che l'angolo tra la trave e la colonna rimanga a 90 gradi. Ci sarà ovviamente, visto che è una struttura rigida, trasferimento di momento sull'angolo. Quindi attenzione al fatto che c'è momento. Se il telaio è attraverso un filamento rigido, però a terra possiamo usare quello che vogliamo. Possiamo mettere gli incastri e possiamo mettere le cerniere. Attenzione però a una cosa:
se uso un vincolo o l'altro, ho una grossa differenza nella lunghezza libera di flessione. Perché? Nel primo caso, quello con gli incastri a terra, la deformata critica è quella che vediamo sopra. Quindi vi ricordate, si chiude sopra e quindi il valore della lunghezza libera di inflessione è pari alla lunghezza dell'elemento. Se invece utilizzavamo questo, se invece scegliamo di mettere delle cerniere a terra, abbiamo una situazione di questo tipo. La cerniere attraverso il filamento rigido, quindi angolo a 90 gradi, la cerniera a terra permette la rotazione e quindi abbiamo una deformata di questo tipo che si andrebbe a chiudere sopra e quindi avremo una lunghezza libera di inflessione L0 pari a 2L e quindi beta uguale a 2. Questo cosa significa? Abbiamo visto una lunghezza libera di inflessione si mette a denominatore nel carico critico. Quindi più è grande la lunghezza libera di inflessione, più piccolo sarà il carico critico. Quindi peggiore sarà il comportamento nei confronti dell'instabilità. Quindi tra queste due strutture che sembrano assolutamente analoghe nel funzionamento, la prima avrà un carico critico, la seconda avrà un carico critico molto più basso, cioè collasserà molto prima per instabilità. Questo è dovuto alla deformata critica. Quindi liberi di scegliere quello che volete. Però attenzione poi a essere coerenti nel valore di lunghezza libera di flessione che utilizzate. Allora, adesso abbiamo detto, ma perché noi dobbiamo dare un numero a K? A cosa ci serve? Ci serve perché se noi apriamo il prontuario, non so se qualcuno di voi ha provato già ad aprirlo, il prontuario che cosa ha? Ha una serie di schemi statici già svolti. Quindi quelli che noi facevamo sia a mano a scienza delle costruzioni perché sono isostatici, sia alcuni casi iperstatici, quindi non mi devo mettere a calcolare metodo delle rotazioni, metodo degli spostamenti. Io apro e leggo delle formule parametriche. Quindi per esempio qua ho che per una configurazione a telaio con incastro alla base e carico uniformemente ripartito di valore P, il valore del taglio qua al piede è Vb fratto, è uguale a PL per sì, quello è abbastanza evidente, prendo il carico e non mi devo prendere. Vedo che invece l'azione orizzontale e il momento hanno all'interno della formula K. Quindi se io voglio calcolare ad esempio il momento in mezzeria, trovo il disegno del diagramma del momento e mi dice ml mezzi è uguale a pl quadro ottavi, che sarebbe il momento di una trave appoggiata, meno il fatto che il momento è tra virgolette tirato su perché c'è l'aspetto di momento agli angoli, pl quadro fratto 6 2 più k. Se io non ho ipotizzato il comportamento della struttura, che k ci metto? Quindi mi serve ipotizzare il comportamento prima per poter mettere un valore di k. Quindi io in questi calcoli per il predimensionamento ci metto questo k uguale a 3, ipotizzando quindi un comportamento attraverso il filamento rigido. Una cosa importante. Allora, questi sono i carichi a cui è soggetto un generico telaio. Quindi abbiamo un carico permanente G che generalmente si considera uniformemente distribuito, un carico variabile verticale, questo che abbiamo chiamato Q, anch'esso si considera uniformemente distribuito, e un carico orizzontale dovuto al vento, QH. Attenzione a una cosa, qual è come approccio la cosa più differente rispetto ai ritti pendolari? I ritti pendolari, io finivo l'impalcato,
E dopo che avevo dimensionato tutto, cominciavo a parlare con gli elementi verticali, quindi controventi e colonne. Cioè io facevo tutto il dimensionamento dell'impalcato senza curare cosa succedesse dopo. Invece il telaio ha la trave e la colonna che lavorano insieme. Quindi io devo considerare il loro comportamento sempre insieme. Quindi tutti questi carichi li devo applicare insieme. Qual è il problema che nasce? Che prima di fare i calcoli, io non so a livello di carico variabile se è peggio il carico variabile dato da carichi verticali o da quelli orizzontali. Perché avrò delle forme di diagramma del momento completamente diverse. Però un diagramma così, capite quando sto dicendo. Senza guardare i numeri che tanto non vedete, guardiamo a livello qualitativo che cosa succede. Un carico variabile, quindi il secondo di quegli ultimi tre disegni, applicato sul traverso, mi dà il diagramma dei momenti che vedete sotto, quindi un classico diagramma a parabola e una sollecitazione a farfalla per colonne. Il diagramma del vento, che è uniformemente distribuito sulla colonna, mi dà un diagramma con la forma di quello che vedete per ultimo, ok? Quindi io a priori, come faccio a sapere se è peggio l'effetto dei carichi verticali o del vento? Non lo posso sapere, ma a me cosa mi serviva saperlo prima? Che devo sapere a chi mettere il coefficiente 1,5 di carico variabile di base e a chi mettere 1,5 versi 0. Siccome io in partenza non so fare questo discorso, perché dipenderà dalla larghezza del traverso, considero i carichi senza coefficienti moltiplicativi. Quindi questa è la caratteristica principale del trattare col telaio. Quando progettavamo il solaio, carichi variabili, facevamo le combinazioni e arrivavamo all'azione di progetto FD. Poi quella ce la portavamo piano piano nella struttura che scendeva, i solari, i secondari, i principali, colonne. Noi i coefficienti moltiplicativi 1,3 e 1,5 li vedevamo nel primo calcolo con il solaio. Ora noi per l'acciaio operiamo in ambito elastico lineare, cioè siamo sotto l'FYK di innervamento, siamo nel pezzo del diagramma lineare. Cosa vale in ambito lineare? La sovrapposizione degli effetti. Quindi che cosa posso fare io? Invece di calcolare i carichi prima di mettere i coefficienti, mi faccio i miei calcoli delle sollecitazioni separate e i coefficienti moltiplicativi li metto sulle sollecitazioni. Quindi avrò un momento di progetto che sarà dato dal momento dei carichi permanenti più il momento dei carichi variabili moltiplicati per i coefficienti. Allora, vediamo un pochino più in dettaglio questo concetto. Allora, tutti i miei telai, saranno soggetti ad almeno questi tre carichi. Carico variabile, generalmente un po' meno distribuito, carico permanente un po' meno distribuito, carico variabile orizzontale. Quello che io faccio è mi calcolo le sollecitazioni di questi tre carichi separatamente. Quindi apro il mio prontuario e trovo che per il primo caso ho queste formule, le vedete qua riportate nel dettaglio. Quindi mi calcolo questo diagramma, non ho fatto nessun calcolo fantascientifico, ho aperto il prontuario, ho copiato i valori. E quindi adesso ho per ogni punto significativo io intendo almeno a terra, devo calcolare la spinta verticale che sarà il carico sulle colonne e il momento e poi i momenti in mezzeria del traverso e ai lati del traverso. Quindi mi calcolo tutti questi valori, mi faccio tutto questo bel calcolo che ho riportato. Quando lo fate sul quaderno una nota stupida, ma mi raccomando all'ordine, non sapete quanti errori di calcolo copiando male queste cose riuscite a fare. Quindi sembra una stupidaggine, ma veramente questa fase con i lati. A questo punto
combinazione dei carichi la faccio sui momenti. Quindi, quante combinazioni considero? Considero tutte le combinazioni di carico significative. Che significano le condizioni di carico significativo? Ah, se noi abbiamo un traverso da dimensionare, dobbiamo considerare se sia più gravoso il carico in mezzeria o il carico ai bordi della colonna, della trave. Quindi, prima di tutto dovrò considerare una combinazione per x uguale a alle mezzi e una combinazione per x uguale ad l. E poi, per ognuna di queste posizioni, dovrò mettere intervallati i coefficienti dovuti ai carichi variabili verticali e del vento, una volta principale, una volta non principale. Quindi, entrerete poi nel dettaglio dei calcoli per conto vostro, inutile vederli così, che tanto sono complicati. Però vediamo cosa abbiamo messo concettualmente. Ah, nella prima combinazione stiamo guardando la condizione peggiorativa in L mezzi. Allora, in L mezzi che momenti ci avrò? Avrò il momento dovuto ai carichi permanenti, primo diagramma, qua c'è un 45,8. Poi avremo il momento dovuto ai carichi variabili verticali, che hanno la stessa formula, cioè forma del diagramma con il piccolo, e poi guardate il diagramma del vento, sul traverso c'è un'inversione di segno. Quindi in mezzeria, in teoria, avrebbe le fibre tese invertite. Siccome è prossimo allo zero il valore, invece di andare a considerare un momento con il segno opposto, in maniera cautelativa trascuriamo il contributo di quel momento. Quindi la prima formula che tiriamo fuori vedete che è 1 e 3 per il momento nelle mezzi, più 1 e 5 sempre per il momento nelle mezzi. Poi dovremo fare 1 e 5 per il momento nelle mezzi dovuto al carico orizzontale e lo trascuriamo perché è circa 0 o comunque avrebbe avuto altro segno e quindi andava a ridurre l'azione. Però considerando che il vento non ci sarà sempre, e questa è anche una questione di velocità di calcolo a mano, quando lo farà il codice di calcolo mette tutto. La seconda combinazione li vado a fare sugli estremi. Ora attenzione, perché ho scritto x uguale ad L? Perché sempre il vento c'ha un contributo a segno alterno, quindi io considero la condizione peggiorativa che è l'angolo destra, quindi ci metto 1 e 3 per il 16,7 che è l'angolo destra, più qual è peggiore di 2? Vediamo che per i carichi verticali c'è 4 e 2, per i carichi del vento c'è 11 e 6. Quindi considero come variabile di base quello più grande e come variabile altro variabile l'altro valore. Quindi vedete le altre due combinazioni come sono fatte. Una volta mettono come variabile principale il carico verticale e una volta il carico orizzontale, perché a priori io non so assegnare quale dei due sia il principale carico variabile di base. In questo caso vedo che la mia condizione peggiorativa è data dalla prima combinazione, quindi momento in mezzeria del traverso con solamente il carico verticale. Questo perché se ragioniamo sulla forma del traverso, sulla forma del telaio, vediamo che effettivamente ha una campata di 5 metri e un'altezza di 4 metri. Quindi il carico che agisce sulla colonna agisce su una lunghezza inferiore, è più basso, quindi molto probabilmente mi aspetto che il contributo del momento non sia così elevato per
per alcune, cioè non vado a bilanciare il contributo che possono dare gli stessi carichi permanenti verticali. Quindi ad occhio, ovviamente, se era una struttura molto molto alta avremmo avuto un contributo del vento molto molto importante, quindi poteva andare a ribaltare. Quasi finito, eh? Allora, a questo punto tutto questo mio discorso era per arrivare al momento di progetto. Arrivato al momento di progetto, proseguo in maniera esattamente identica a quello che ho fatto finora per gli altri elementi strutturali. Quindi vado a fare il predimensionamento calcolando dal momento di progetto diviso la tensione di snervamento di progetto il modulo di rigidezza plastico della struttura e mi viene un mite 2,40 e faccio la verifica di stati limite andando a sommare a quel momento che avevo trovato il momento dunque al peso proprio del movimento che mancava. Quindi non abbiamo fatto niente di diverso, quindi l'unica cosa che cambia quando io ho i mitti pendolari del telaio è che devo andare a fare le combinazioni di carico sulle sollecitazioni e non sui carichi, cioè le combinazioni sono sulle sollecitazioni e non sui carichi. Quindi faccio predimensionamento e verifica agli stati limite ultimi, agli stati limite di esercizio. Come mi comporto? Guardo il mio prontuario e mi accorgo che mentre mi calcola i valori del momento dello sforzo normale di tutto quanto, non mi calcola i valori della freccia. Quindi come faccio a calcolare l'abbassamento della mia trave? In maniera estremamente cautelativa, quello che posso fare è dire: se la mia trave fosse stata semplicemente appoggiata, perché parlo di cautelativa? Perché se la trave è semplicemente appoggiata, sotto carico uniformemente distribuito, io ho una deformata di questo tipo, ok? Io ho questo spostamento delta che è dato da 5.384 di PL alla quarta fratto EJ, il moto di Young, J momento di inerzia. In realtà nel mio telaio io non ho questo, perché avendo il nodo rigido io ho una trasmissione dei momenti, non ho la rotazione libera. Però l'altro schema che io trovo risolto, questo, che è quello che prevede incastro, questo schema ha una deformata di questo tipo, ok? E la formula per calcolare la freccia aveva una formula simile, però è 1 su 384 PL alla quarta fratto J. Quindi se guardiamo queste due situazioni, ovviamente lo spostamento che ottengo da una trave appoggiata è molto molto più grande di quello di una trave incastrata. Il mio telaio che cos'è? Non è una trave appoggiata perché non ho la rotazione libera, però attenzione a un errore che spesso si fa: non è neanche una trave incastrata perché io ho trasmissione dei momenti e non ho un flesso in questo modo nella mia deformata. Quindi se io andassi a considerare come valore per la freccia questo 1.384 sbaglierei in difetto. Quindi per stare a favore di sicurezza, visto che devo fare un calcolo a mano, io mi calcolo la freccia come se fosse appoggiata. Alcuni scelgono una situazione intermedia tra le due e quindi usano dei valori pari a 2.384
3.384, che a livello di valore dell'abbassamento che viene è sicuramente più corretto, ma è meno motivabile a livello di formula chiusa. Quindi noi a livello cautelativo scegliamo questo 5.384, anche sapendo che il valore della freccia che calcoliamo è un po' sovradimensionato, ok? Infatti vediamo che succede nel nostro calcolo. Vi ricordo che la normativa prevede di calcolare due spostamenti, uno dovuto solo ai carichi variabili e uno totale. Allora, quello totale è dato dai carichi permanenti delta 1 e i carichi variabili delta 2. Quindi lo spostamento per i carichi permanenti è 2 cm, lo spostamento per i carichi variabili è 0,5 cm, quindi per uno spostamento totale di 2,5. Vado a fare le verifiche, apro la mia tabella 4.2.10 delle norme tecniche. Siamo in caso di una copertura generale. Io ho queste due limitazioni, che delta 2 sia minore di L250 e delta totale sia minore di L2. Vedo la prima verifica, il mio valore di 0,5 deve essere minore di 2, va bene. La seconda è un po' tirata, perché a me viene 2,5 deve essere minore o uguale a 2,5. Lo accetto? Sì. Perché lo accetto? Uno, perché la norma mi dice minore o uguale. Quindi se viene uguale, va bene, ovvio. Dobbiamo essere sicuri che abbiamo messo tutto dentro, ci siamo ricordati il peso della moglie o tutto. Ma io mi ricordo, a livello anche professionale, che io ho calcolato quel 2,5 con questo schema che è estremamente cautelativo. Quindi effettivamente il mio vero spostamento della struttura sarà un po' meno di questo 2,5. Quindi accetto il 2,5 che è corretto dal punto di vista formale delle verifiche e oltretutto sono sicura anche concettualmente che è in sicurezza. A questo punto io ho verificato la colonna, la trave, agli stati limite ultimi e agli stati limite di esercizio, quindi resistenza e rigidezza. Passo al dimensionamento del traverso. Allora, adesso come mi comporto? Prima avevamo detto che il primo vincolo che guardo è la geometria. Poi abbiamo adesso, ci sommiamo anche un altro vincolo. Ci sommiamo il vincolo che io ho detto che il rapporto di rigidezza tra trave e colonna deve essere quel K uguale a 3. Perché io in tutti i miei calcoli per il momento ho messo K uguale a 3. Quindi se io poi prendo una colonna che non c'entra niente, va a finire che il rapporto tra rigidezza non vale. E quindi quei momenti che ho calcolato sono sbagliati. Quindi io a quel punto parto dalla condizione che avevo imposto nel calcolo. Quindi dico K uguale a 3 di questi elementi. Momento di inerzia della trave ce l'ho dimensionata. H su L sono l'altezza della colonna e la larghezza della trave, ce l'ho. L'unico che mi manca è il momento di inerzia della colonna. Quindi io che faccio? Mi calcolo il momento di inerzia della colonna invertendo la formula. Poi entro nel mio prontuario, devo scegliere il mio profilo HE. Per facilitare l'unione, come avevo disegnato prima, mi piacerebbe un profilo che ha la larghezza della trave uguale alla larghezza della colonna. Io ho una lipe 2,40 e vedo che con quell'inerzia che serve a me, 1037, mi verrebbe una HE troppo grande, quindi un'unione troppo ingombrante, prendo un HIP proprio 140, perché la mia IP 2,40 ha una larghezza di 120. Per più o meno ricordarvi le geometrie, quando parlo di HE, il numero che c'è subito dopo indica la larghezza dell'ala ed è quasi sempre l'altezza, sono quasi sempre uguali. Per l'IP, se è una 500, la mia larghezza dell'ala sarà più o meno la metà, anche di meno, infatti per la IP 500 è 200. Questo può avere un ordine di grandezza se state controllando bene. Quindi che faccio? Mi faccio la colonna verso in testa, predimensiono marca IP 140 e a quel punto
norme tecniche. Chi ciò ho dentro, c'ho tutto, perché MD ce l'ho, K, chi minimo lo calcolo, FYK è già mai del materiale, il momento equivalente me lo calcolo considerando il fatto che sia 1,3 del momento medio, e qui trovate il calcolo come è stato fatto, mi calcolo il momento medio e lo moltiplico per 1,3 e controllo che sia maggiore di 0,75. Quindi questo, e poi lo sostituisco all'interno. Quindi ricapitolando e facciamo una pausa. Allora, abbiamo visto la progettazione delle colonne per i litri pendolari, partono dalla definizione del carico con le aree di influenza, poi andiamo a considerare il carico con l'impalcato e ci andiamo a fare il tridimensionamento facendo tutte le combinazioni di carico con l'azione dello spazio umano. Attenzione quando progetto al fatto che l'unione sia realizzabile, è fondamentale. Poi, per quanto riguarda il telaio attraverso il rigido, abbiamo visto che nelle forme del conduario trovo dei valori K, quindi lo devo assegnare ai colori, lo assegno circa 3-4, che è quello che mi dà un comportamento che mi piace al telaio attraverso il filamento rigido, faccio tutti quanti i calcoli. E l'unica differenza grossa è che la combinazione delle azioni la faccio sui momenti, non sui carichi. I carichi li metto così come sono, combino sui momenti. Il dimensionamento del traverso è identico, il dimensionamento della colonna lo faccio invertendo la relazione K. Punto, ci vediamo da un quarto d'ora. Grazie. Da adesso fino a Natale faremo passo passo tutti i discorsi sui collegamenti. Quindi, per quanto riguarda il materiale didattico, trovate su internet già caricata questa presentazione, che è il sistema di collegamento e unioni parte 1, di cui faremo un breve inizio oggi e poi faremo la prossima volta, che dovrebbe essere non la prossima settimana ma quella successiva, e poi caricherò in questi giorni un parte 2. Nella prima parte abbiamo la generalità sui sistemi di collegamento e sulla seconda parte invece vediamo proprio degli esempi di unione degli elementi strutturali. Quindi da qui a fine semestre andremo con i collegamenti. Allora, oggi cominciamo a vedere di cosa si parla. E vediamo. Intanto, come organizziamo il nostro discorso? Prima vedremo delle generalità sui sistemi di collegamento, quindi in generale di cosa stiamo parlando, perché finora noi abbiamo parlato di elementi strutturali, abbiamo parlato di schemi statici, quindi abbiamo parlato di trave appoggiata, telaio attraverso rigido, però ovviamente l'unico modo per essere sicuri che lo schema statico che noi stiamo utilizzando nei calcoli sia effettivamente corrispondente alla realtà è la progettazione corretta del sistema di collegamento. E poi vedremo nel dettaglio due sistemi di collegamento utilizzati, che sarebbe quello delle unioni bullonate e delle unioni saldate. Quindi, qual è il nostro schema di approccio al problema? Analizziamo la struttura nel suo complesso, soprattutto per applicare i carichi. Quindi per fare analisi dei carichi noi dobbiamo sapere quanti piani ha, dobbiamo sapere come funziona, qual è lo schema strutturale a cui fa riferimento, eccetera. Poi, quando andiamo a dimensionare gli elementi strutturali, scendiamo a livello di sottostruttura. Quindi è ancora importante come funzionano insieme, però possiamo ancora andare a studiare una parte, cioè possiamo studiare una parte più piccolina della struttura. Poi passiamo con i singoli, con i dimensionamenti dei singoli componenti, dove componente io intendo come una parte centrale,
la trave, la colonna, il controverto, ma anche la squadretta, i bulloni, quindi ogni singolo pezzo che andrà a costituire la struttura. Vediamo qualche definizione. Allora, qual è la questione fondamentale? È che gli elementi in acciaio sono elementi prefabbricati, quindi escono in forme standard dall'acciaieria e sono tutte dimensioni unificate, pesi unificati, quindi a quel punto, visto che quelli sono gli elementi, per il funzionamento e l'organizzazione del sistema strutturale è fondamentale il sistema di collegamento. Cosa definiamo come sistema di collegamento? Sono quei dispositivi costruttivi che hanno lo scopo specifico di connettere due o più elementi strutturali. Nelle norme tecniche, che è il nostro riferimento principe per qualsiasi cosa che devo vedere a livello strutturale, vado a vedere cosa viene detto dei sistemi di collegamento. Intanto, dove lo cerco? Le unioni io le troverò in parte nel capitolo 4, dove c'è l'acciaio, le costruzioni in acciaio, e in parte nella parte relativa ai materiali, che è il capitolo 11. Infatti la definizione dei sistemi di collegamento è dentro al capitolo 11 e trova, la norma mi dà queste quattro categorie: i bulloni normali, i bulloni ad attrito ad alta resistenza R, le saldature e poi mi riporta i chiodi. Perché mi riporta i chiodi? Perché i chiodi era il sistema di collegamento che veniva utilizzato molto nel passato. Se voi pensate ai grossi ponti metallici, e quei ponti vedete tutti quanti fazzoletti con tutti quanti chiodi, quello era il sistema che a livello costruttivo era più facile fare in quel momento e quindi veniva fatto. Ora come ora non vengono quasi più utilizzati i chiodi, però è un sistema che a livello di ideologia, a livello di dimensionamento vi può servire conoscere, perché potreste operare su strutture esistenti e quindi dovete un minimo conoscere di cosa stiamo parlando. Poi abbiamo due grosse famiglie di unioni, le cosiddette unioni correnti e le unioni di forza. Allora, le unioni correnti sono quelle che noi utilizziamo per creare dei profili che non esistono commercialmente. Che intendo? Vado sul prontuario e vedo ad esempio che mi serve una IPE, quindi una forma doppia T, con un momento di inerzia enorme. Vado sul prontuario e dico non c'è. Che posso fare? Me la posso far progettare. Quindi io ho il momento di inerzia, individuo le lastre di acciaio che mi possono servire e faccio un'unione corrente tra gli elementi, che è proprio quella destinata a creare elementi che non esistono creati a livello industriale. Un altro esempio sono i cassoni dei ponti, perché i cassoni dei ponti sono dei grossi profili, molto grandi, molto lunghi, a volte un ultimo dopo l'altro, con delle sezioni per l'appunto a cassone, che sono prodotte specificatamente per quel tipo di ponte. Quindi tra i vari elementi strutturali, tra le varie lamiere metalliche, io creo una sezione che mi porto per tutto quanto il ponte e effettuo un'unione corrente. Le unioni di forza, che sono i collegamenti propriamente detti, sono quelle che uniscono i vari elementi strutturali per poi formare la costruzione, quindi l'unione trave colonna, trave principale, trave secondaria, eccetera. Questa è una prima cosa. Un secondo aspetto fondamentale delle unioni è che avete visto col professor Bontempi la differenza all'interno di un organismo strutturale tra zone di valla, di via, di Bernoulli, la trave di De San Venant, diciamo, e zone di diffusione in cui non sono applicabili le formule della scienza delle costruzioni che noi conosciamo. Come possiamo andare a identificare queste zone? Vi ricordate che il principio di De San Venant diceva che poteva essere applicato a una distanza dall'inizio della sezione pari all'altezza della sezione? Quindi in tutta quella altezza della sezione che succede? I fenomeni diffusivi. Quindi dove li abbiamo questi fenomeni, queste zone qui?
ce l'abbiamo al capo delle fondazioni, ce l'abbiamo all'inizio delle travi, da una parte e dall'altra, quindi sulla colonna e sulla trave, ce l'abbiamo tutte le volte in cui c'è una discontinuità di carico, quindi l'applicazione di un carico puntuale che cambia la costituzione della struttura. Quindi tutte queste zone vengono chiamate regioni di diffusione. Qual è la principale caratteristica di queste zone D? Prima di tutto hanno delle concentrazioni di sforzi. Secondo, e fondamentale per trattarle, non vale la teoria della trave di Bernoulli. Perché? Perché non sono verificate le ipotesi alla base della teoria di esaminato. Quindi tutto quello che consegue, quindi tutte le formule matriciali che voi avete studiato, non si possono applicare. Allora, come sono state fatte le progettazioni e le formule relative a queste zone? Sono state studiate proprio delle teorie specifiche e delle modellazioni semplificate basate generalmente su sperimentazioni di laboratorio. Quindi hanno sperimentato 500 unioni fatte in un modo e il comportamento del bullone è stato ricavato anche analizzando i risultati di questi esperimenti. Quindi sono state analisi sperimentali o anche numeriche, simulazioni al computer, però non c'è una teoria in forma chiusa, questo è un discorso importante. Quindi vediamo subito che sono delle zone particolari, che andranno studiate in un certo modo. Oltretutto sono un po' il punto debole della struttura, perché avendo questa concentrazione di sforzi, essendo il punto in cui le sollecitazioni passano da un elemento all'altro, sono sicuramente i punti più delicati della struttura e necessitano quindi di una gran cura nella progettazione. Allora, adesso ragioniamo su alcuni criteri che esistono per classificare le unioni, perché troverete moltissime tipologie di classificazione, tutte corrette, dipendono da che cosa vogliamo guardare nella classificazione. In genere le più utilizzate sono quelle che distinguono le unioni a seconda del loro sistema di collegamento. Quindi abbiamo le unioni bullonate, le unioni saldate e le unioni chiodate. Abbastanza banale, tra virgolette, da anche visualizzare. Un'altra cosa importante è la classificazione delle unioni secondo il tipo di sollecitazione che trasmettono, cioè il tipo di vincolo che schematizzano. Cioè, cosa sto dicendo? Una struttura a rifti pendolari. Quindi noi abbiamo detto che tutti gli elementi sono incernierati tra di loro e che quindi tra una trave e una colonna si trasmette solo lo sforzo di taglio della trave che diventa sforzo normale sulla colonna. Non c'è momento. Benissimo. Però ovviamente noi dovremmo fare delle unioni che effettivamente trasmettono solo quelle sollecitazioni e quindi schematizzano quei vincoli. Che tipi di sollecitazione possiamo vedere? Abbiamo sollecitazione a taglio, chi trasmette lo sforzo normale e trasmette sforzo normale e taglio. Quindi il tipo di unione che trasmette questi tre sforzi, sforzo normale e taglio, sono le unioni che possono essere schematizzate come vincoli di cerniera, interne ed esterne insomma. Poi abbiamo quelle unioni che riescono a trasmettere sforzo normale, taglio e momento. Allora, quelli sono a livello di schematizzazione di vincolo. Se parliamo di attacco a terra sono incastri, se parliamo di altre zone della struttura sono dei vincoli di continuità. Poi possiamo dividere le unioni anche tra secondo il tipo di deformabilità che hanno, perché noi abbiamo delle unioni flessibili, semirigide e delle unioni rigide. Oppure, altro aspetto fondamentale, è se sono dal punto di vista statico
delle articolazioni, quindi potremmo avere delle cerniere, e le potremmo avere delle cerniere, perché immaginate quelle che stanno magari alla base di strutture come un arco a tre cerniere, come quello che ad esempio la stazione di Milano, è un grosso arco a tre cerniere, quindi le articolazioni ci possono essere. Ovviamente il sistema globale della struttura deve essere almeno isostatico, però ci possono essere delle articolazioni di elementi. Poi abbiamo riunioni a parziale ripristino e a completo ripristino. Che significa? Significa ad esempio a completo ripristino che se io faccio un collegamento su una trave a un certo punto, io lo studio in modo tale che dopo quella trave io la posso studiare intera, perché ho effettuato il completo ripristino delle sollecitazioni, come dice il nome. Quindi vuol dire che tra una parte, un pezzo e l'altro della trave, io riesco a riportare tutte le sollecitazioni. E poi abbiamo l'altro criterio di classificazione, che prevede di differenziare le unioni secondo la tipologia di componenti che vengono collegati. Allora, vediamo per esempio qua che cosa troviamo. Io vi invito a visualizzare questi tridimensionali per capirli, poi magari provare a ridisegnarli non tridimensionali. Nessuno in cantiere vorrà mai un vostro disegno tridimensionale. Imparate a fare le piante e le sezioni. I disegni tridimensionali che vi sono stati riportati sui libri o che trovate servono per farvi visualizzare che magari non siete pratici, ovviamente. Però mi raccomando, quando voi provate a disegnare, non lanciatevi in questi disegni tridimensionali difficilissimi. Quelli sono disegni artistici, a noi non ci interessano. Noi vogliamo piante e sezioni, prospetti, bidimensionali, linee. Basta che messa al punto giusto. Allora, la prima unione ci fa vedere l'unione tra una trave principale, quella grande, e una trave secondaria, quella piccola. In particolare vediamo che stanno alla stessa altezza trave principale e trave secondaria. Quindi vuol dire che ho tagliato un pezzo di ala della secondaria per fare questo incastro. La numero 2 è un'unione tra due pezzi di trave. Come vedete, anche senza aver fatto niente delle unioni, ad occhio noi vediamo che quest'unione sono collegate sia le ali che l'anima, quindi e anche in maniera compatta. Quindi io mi immagino che un'unione di questo genere sia fatta per ristabilire la continuità dell'elemento. Quando mi può servire una cosa del genere? Ho un elemento più lungo di 12 metri, devo coprire una luce che lunga i 13 metri. Invece di chiamare trasporti eccezionali per farmi portare una trave da 15 metri, posso farmi portare un pezzo da 12 e un pezzo da 3 e l'unione la faccio in cantiere in questo modo. Numero 3. Questa è un'unione tra una colonna e una trave. Vedete, la trave in questo caso è attaccata sull'ala della colonna. Quindi, secondo gli esempi che abbiamo visto prima, quella potrebbe essere la trave principale. Vedete che è più piccola. In genere è ancora meglio se è uguale, perché così è più facile per tutti quanti poi le cose accessorie, però comunque in genere non è più grande. Numero 4, abbiamo l'unione colonna-colonna per due tronchi differenti. Vedete che un'unione è abbastanza elaborata. Se la colonna può essere lunga fino a 12 metri, tipo il nostro edificio che è 8, possiamo anche immaginare di avere una colonna unica, semplicemente. Questa ovviamente è un tipo di unione che possiamo fare se il piano di sopra e il piano di sotto hanno le stesse dimensioni, soprattutto. Poi la colonna 5, il numero 5, è un attacco della colonna a terra. Questo è un attacco molto rigido, vedete infatti che ci sono molte piastre di irrigidimento, quindi sarà un vincolo tipo incastro. Poi abbiamo il numero 6. Il numero 6 è elementi di controventamento o strutture reticolari. Cosa vediamo quindi? Un elemento sotto, una T, e poi due elementi a L collegati. Questi magari possono essere tanti elementi per formare una struttura reticolare fatta in questo modo. Per esempio, in questo caso, gli elementi sono attaccati direttamente alla trave sotto,
potrebbero se no esistere dei pannelli o quello che sia. Quindi facendo un riassunto, se guardiamo questa, in un edificio standard abbiamo tantissime diverse tipologie di collegamenti. Nel punto 1 là sopra avremo un attacco tra una secondaria e una principale. Nel punto 2 vedete che non c'è la colonna sotto e quindi probabilmente ci saranno delle unioni che faranno continuare la trave in modo continuo. Nei punti 3, 4 e 5 avrò delle unioni trave colonna. Cosa hanno di differente? Che ad esempio nel 5 arrivano solo due elementi, il nodo si chiama a due vie. Nel 3 arrivano tre elementi tra tre vie e sono tutti a tre vie questi. Uno, due, sì, esatto. Quindi più secondo il numero di elementi che vado a collegare avrò un'unione di una diversa complessità. Il 6 è un elemento di complementamento, il 7 è l'unione colonna-colonna che non si fa proprio all'altezza dell'interpiano, in genere si fa un po' sopra, un po' sotto. E poi l'8 è l'attacco a terra col tetto di fondazione. Allora, secondo questa struttura, queste unioni tra componenti, che vincolo mi devo dare ragionando? Trave principale, trave secondaria, noi le abbiamo studiate come semplicemente appoggiate. Quindi il vincolo che io voglio è un vincolo di cerniera. Quindi la sollecitazione che trasmetto è la sollecitazione di taglio. Che tipo di unione si fa in questo caso? Unione bullonata. Trave trave continua, voglio un vincolo di continuità, quindi trasmetto taglio e se c'è anche il momento, quindi taglio per momento. E si fa o un'unione bullonata o un bullonata un po' più giunto. Tra trave e colonna dipende dallo schema statico che io ho adottato, perché se ho adottato uno schema a rischi pendolari devo schematizzare una cerniera, se ho adottato uno schema a telaio devo schematizzare un nodo rigido. Nel primo caso dovrò trasferire sul taglio, nel secondo caso dovrò trasferire taglio di momento. Allora, vedete dalla colonna all'ultima destra che l'unione bullonata la troviamo in tutte le casistiche praticamente. Quindi con i bulloni si può fare tutto. Si possono fare sia le unioni incernerate, sia le unioni che trasmettono anche momento. Sarà diverso il modo in cui metto i bulloni. Quando io parlo di saldature, senza essere degli esperti di tecnica delle costruzioni, ci viene in mente che la saldatura è un qualcosa di rigido e non reversibile. Quindi ce l'ho quando io devo avere un nodo rigido, quindi una trasmissione di momento. Quindi generalmente io trovo delle saldature solo nel caso in cui io debba trasmettere anche il momento. Quindi in struttura a ritti pendolari potrei avere tutte unioni bullonate. Su questa cosa entreremo nel dettaglio, però intanto vi comincio a dare input così di sentire. Quindi dove noi dobbiamo trasmettere solo sollecitazioni, sforzo normale e taglio, avremo cerniere e avremo unioni bullonate. Vedete quindi il controvento trasferisce sforzo normale, il bullonato, la colonna, nel caso sia una biella, trasferisce sforzo normale dal bullonata, e se sarà invece il flinto di fondazione, se trasmette solo sforzo normale o bullonata, se no mettiamo i dirigimenti in maniera competente. Vediamo qualche unione per renderci conto. Allora, questa è una struttura a ritti pendolari e abbiamo sulla destra tante tipologie in cui potrebbe essere fatta. Alcune sono corrette e coerenti, alcune ci piacciono di meno. Allora, se la struttura è a ritti pendolari, io mi immagino che il vincolo deve essere una cerniera. Quindi io vedo, caso A, una cerniera con la trave attaccata sull'anima e l'altra trave attaccata sull'ala. Stesso caso, il caso B è diverso solo sul modo in cui sono messe le spavette. Nel caso C sono saltate dei piccoli elementi di piastra sulla testa della colonna della trave e poi questa è attaccata alla colonna.
quello che vi volevo far vedere è una di queste soluzioni che, se io arrivassi a fare un sopralluogo durante la costruzione, mi avessero detto che quella è una struttura di pendolari, avrei detto: siete sicuri? L'ultimo a destra è un nodo rigidissimo, è un nodo tutto saldato, c'ha gli irrigidimenti, e quindi ad occhio nel mio progetto non mi torna che è un nodo, perché se è una cerniera mi è permessa la rotazione. Ovvio che parliamo di rotazioni infinitesimali, ma un elemento di questo tipo in cui è ristabilita completamente la continuità, come fa a rotare? Quindi in questo caso, tra queste soluzioni più o meno corrette, la F l'avrei assolutamente scartata. Se invece vado a vedere una struttura a telaio, la situazione è completamente diversa, perché io quindi mi aspetto una soluzione rigida, in primis appunto una con il cassetto in questo modo, con le saldature, oppure una bullonata, perché magari la saldatura è complicata da portare il pezzo, però vedete come è bullonata quella, c'ha un pezzo di lamiera saldato sopra, poi arriva la trave e viene circolata. A livello di rigidezza è assolutamente paragonabile a quella accanto, è solamente che è fatta in una maniera differente e quindi permette la realizzazione di parte del mondo in opera. Stessa cosa per i casi C, D e vedete che sono tutti quanti e tipologie di unioni molto molto più rigide, perché queste sono in grado di trasmettere il momento. Se invece vediamo i controverti, a seconda della forma del quale è il controverto ho diverse tipologie di attacco. Allora, per i controverti classici a croce di Sant'Andrea gli elementi per me sono tutti quanti incernierati, quindi mi aspetto unioni incernierate. Infatti, per esempio, vediamo quello che è il rosso, c'è la colonna, alla colonna è stata saldata una piastra e poi alla piastra vengono collegati con bullonatura tutti quanti i vari elementi. A quel punto stessa cosa viene fatta all'incrocio delle due aste, diciamo all'incrocio della X, e vedete che abbiamo, se ci pensiamo è più che logico, però a volte sono banalità che si fanno, se è una X gli elementi non verranno messi uno e uno sarà interrotto a metà e l'altro rimarrà intero, quindi sono cose che ovviamente il progettista deve indicare nel disegno. Se i controventi sono a K, in genere come ci comportiamo? Al di sotto della trave principale viene saldata una piastra e i due elementi arrivano sulla piastra. Oppure l'attacco al piede è totalmente simile a quello dell'altro caso. Questo era giusto per avere una pochissima panoramica. Vediamo l'introduzione a questo e poi lo terminiamo. Allora, quando dite struttura in acciaio, molto spesso viene automaticamente collegata a unione bullonata, è quello che viene fatto più spesso. Quali sono i vantaggi delle unioni bullonate? Perché vengono utilizzate così tanto? Prima cosa è la fluidità, la facilità e la velocità di montaggio e montaggio. Questo è il motivo per cui la bullonatura ha rimpiazzato la chiodatura, perché la chiodatura, tanto anche la chiodatura al luogo non era banale, ma poi una volta fatto l'intervento non è reversibile. Poi, proprio per il fatto che si può montare e rimontare facilmente, c'è una certa flessibilità della struttura che può essere modificata per rispondere a dei cambiamenti. Quindi, se ad esempio faccio un ampliamento, posso modificare una colonna che dovrà portare anche un'altra parte di carico in modo di nuovo. In realtà questa flessibilità non viene poi effettivamente sfruttata più tanto, perché è difficile trovare sostenibilità da parte di un'altra. Però effettivamente anche a livello di sostenibilità, se si demolisce un edificio in calcestruzzo armato,
è sul dolore, perché comunque è un materiale difficile da smaltire, costoso e inquinante. L'acciaio è totalmente riciclabile, quindi a livello di sostenibilità viene molto utilizzato in Italia, all'estero, però per, anche in vista di, della progettazione di strutture più sostenibili. Per esempio viene utilizzato tantissimo in Inghilterra, ci sono tantissime strutture in acciaio. Quali sono gli svantaggi? Allora, per collegare gli elementi, ovviamente io devo fare dei fori e i fori vanno a indebolire la struttura. Io quando ho fatto il dimensionamento degli elementi strutturali li ho considerati a sezione piena, quindi ovviamente quando andrò a fare le unioni dovrò controllare se poi quegli elementi forati possono avere problemi o comunque stanno bene come stanno. E poi il fatto che io vado a fare dei fori significa anche che io andrò a creare delle distribuzioni di tensioni localizzate, quindi vicino a questo c'è il legno, avrò vicino al foro una concentrazione delle tensioni. Ora in genere a livello di calcolo possiamo tranquillamente considerare una distribuzione uniforme equivalente come quella che vedete in figura. Chi è l'elemento principe di queste unioni? Ovviamente il bullone. Allora, mi soffermo sul bullone perché in alcuni orali si è sembrato che non aveste mai visto un bullone di la vostra. Montate un mobile di IKEA prima dell'esame. Allora, là dovete controllare effettivamente se l'unione è fatta bene. Allora, a parte gli scherzi, il bullone, come gli elementi strutturali, è assolutamente standardizzato. Come è fatto? Abbiamo la parte della vite, la rondella e il dado. Banalità, ma le ripetiamo. La vite ha una parte liscia, tra virgolette, e una parte filettata. Attenzione, perché ovviamente la parte liscia e la parte filettata avranno due aree della sezione differenti. Una viene nominata, area viene chiamata area nominale, e l'area della sezione filettata viene chiamata area resistente. L'unione noi potremo farla in corrispondenza dell'area resistente o dell'area nominale. La normativa ci indica quale delle due aree utilizzare e quindi come progettare il bullone. Allora, i bulloni esistono in queste categorie indicate nella tabella, dove D è il diametro in millimetri, vanno da 12 a 30, ok? Questo è più o meno il massimo di un bullone. E per ogni categoria troviamo l'area nominale, che vabbè la potremo calcolare da soli tranquillamente, ma anche l'area resistente. Questa tabella è una tabella CNR, tanto l'area nominale e resistente non sono cambiate, ovviamente. Vi faccio notare una cosa. Sono solamente diametri pari, 12, 14, 16, 18, 20, 22, fa eccezione che dal 24 si passa direttamente al 27, di spari 30, giusto perché non provi a prendere due bullone del 26, c'è qualcosa di strano. Poi, quando io vado a forare l'elemento, devo considerare un diametro lievemente più grande, quindi il diametro del foro sarà il diametro del bullone più un millimetro per i bulloni fino a 20 mm e il diametro del foro più un millimetro e mezzo per i bulloni sopra ai 20 mm. Oltre che in dimensioni standardizzate, i bulloni esistono in classe standardizzate, che sono queste qua sopra, cioè la classe della vite 4.6, 5.6, 6.8, 8.8, 10.9. Fino al 6.8 sono bulloni normali. 8.8, 10.9 sono ad alta resistenza. Bulloni per uso strutturale, eccetera, generalmente sono ad alta resistenza, quindi 8.8. Per ogni vite ovviamente devo usare il sudato, non è difficile. La cosa che può aiutarci a memorizzare le classi, perché sennò sono numeri che non hanno senso, è che cosa rappresentano. Allora,
In questa colonna vediamo le classi delle vite, 4.6, 5.6, eccetera. Il prodotto del primo per il secondo numero mi dà la tensione di snervamento del bullone. Quindi 6 per 4, 4.6, 6 per 4, 24, è la tensione di snervamento di quel bullone espressa in chilogrammi di millimetro quadro. Noi lavoriamo con i newton e quindi a quel valore un po' più grande. Però quindi il senso del primo e secondo numero è il fatto che mi date le informazioni sulla resistenza del materiale. E poi il primo numero è collegato alla resistenza a rottura, quindi 4.6 400, 5.6 500, quindi io vedendo il bullone ho anche indicazioni sulla tensione di snervamento e sulla tensione di rottura. Poi abbiamo altri due valori che ci dà la normativa. Uno è la resistenza di progetto a sforzo normale, N, e l'altro è la resistenza di progetto a taglio, V. Quindi ho snervamento e rottura tipici del materiale. Poi, a seconda di come lavorano, per sforzo normale o taglio, calcolo queste due resistenze che sono comunque tabellate e sono calcolate dalla normativa con il 0,9, FTP, eccetera. Un'altra cosa importante, la normativa mi dice quali sono i bulloni, come devo fare i fori, ma mi dice anche dove devo fare i fori, perché io devo rispettare delle interasse, degli interassi, delle distanze dal bordo minime. Perché abbiamo detto che sono state fatte tutta una serie di prove sperimentali per tirare fuori le formule degli ioni. Quelle prove sono state fatte in un range e quindi hanno un range di validità se effettivamente vengono rispettate le condizioni geometriche alla base delle prove. Quindi utilizzare queste distanze e questi interassi a parte della legge mi garantisce che la mia unione si comporti a livello meccanico come io mi aspetto. E quindi vediamo che abbiamo interasse e distanza calcolati nella direzione di azione della forza e in direzione ortogonale, e 1 e 2, D è il diametro del bullone, D0 è il diametro del foro, e abbiamo tutte queste indicazioni. Quindi per capire un attimo, tra due fori devo avere circa 2,2 volte il diametro e per il bordo devo avere almeno 1,2 volte il diametro, per capire, quindi niente di troppo vicino. È anche intuibile che se sono troppo vicini è troppo poca la distanza e posso avere problemi di strappo in una maniera. Questo è quello che vi ho detto adesso. Io ho necessità di rimanere nei limiti della normativa per rimanere nel campo di validità dei controlli sperimentali. Non è detto che utilizzando altri limiti non è che funzioni, ma non possiamo validarla per quello che abbiamo fatto. Allora, ok, la prossima volta ripartiamo da qua, vedremo che le unioni bullonate possono essere sollecitate a taglio, a trazione, a uno stato di sforzo opposto tra trazione e taglio. Siccome non possiamo usare quindi il progetto nella teoria della trave, per studiare questi particolari stati di sforzo andiamo a vedere caso per caso come comportarci. Ci vediamo la prossima volta. Scaricate il PDF e magari potete prendere a questo programma.